Credo ovviamente sia un ottimo momento per il mondo dello sport, lo è per il mondo del calcio, non solo dal punto di vista tecnico, perché oggi abbiamo avuto modo di ascoltare dalle parole del presidente Gravina quanta attenzione c'è verso il mondo del calcio e verso il mondo del calcio di base. Quindi questo ovviamente non può che far piacere anche al mondo del calcio dilettantistico. E oggi siamo orgogliosi di avere il presidente federale in Calabria, il che significa che stessa attenzione viene posta dal nostro presidente alla nostra regione. Io direi che, ecco, se questa è la stagione della rinascita, queste sono le premesse, penso che ci sia tutto per pensare bene del nostro mondo. Gravina in conferenza ha posto l'accento sull'importanza delle strutture, quindi che le società capiscano quello che può significare avere una struttura di proprietà, una struttura efficiente, soprattutto per quanto riguarda la crescita dei settori giovanili, un aspetto che l'ha trovata d'accordo. Due temi importantissimi, soprattutto al sud, poi, perché con le strutture, sebbene abbiamo fatto grandi passi in avanti, ancora siamo un pochino dietro rispetto ad altre realtà e qui c'è bisogno ovviamente dell'aiuto delle amministrazioni, del governo, che devono fare investimenti su quelli che sono poi i propri beni, perché non dimentichiamoci che le strutture sportive non sono delle nostre società, ma sono delle amministrazioni comunali. Quindi c'è bisogno di grande sinergia in tal senso e sicuramente grande attenzione da parte della Federazione Centrale che spinge verso questi temi. E poi quello giovanile, che è un tema che a me ovviamente non può che trovarmi felice, a me dispiace tantissimo vedere che c'è purtroppo poca attenzione da parte del calcio professionistico nei confronti dei propri giovani. Quello deve essere un motto d'orgoglio, cioè la voglia di portare su i giovani che crescono dal proprio vivaio più che un obbligo che deriva dalle norme federali, deve essere un'esigenza, a mio avviso, che deve essere propria da parte delle società professionistiche. Altrove si è compreso, la nostra nazionale l'ha compreso, perché il percorso è iniziato con un gruppo di giovani di ottime speranze e siamo arrivati dove siamo arrivati con una squadra giovane. Credo che questo sia il percorso al quale anche le nostre società professionistiche devono pensare per ottenere quei successi di cui si diceva anche in campo internazionale. Concetto molto ampio che cerca di dare anche una scossa al nostro sistema, che molte volte tende a semplificare il concetto di riforma, parlando solo di riforma dei campionati, parlando soprattutto di riduzione dell'organico del mondo professionistico. Mi sembra un discorso molto semplicistico. Il concetto di riforma del sistema sportivo nella sua complessità richiede appunto una rivoluzione culturale che comprende tutto, comprende la modalità di investimento, la valorizzazione di due asset fondamentali, mi riferisco alle infrastrutture, ai settori giovanili, mi riferisco anche al controllo e alle modalità di gestione aziendalistiche nel mondo del calcio, tenere i costi sotto controllo, cercare di aumentare i ricavi, cercare di vendere meglio il prodotto, il nostro brand. È un concetto molto ampio, è in quel concetto di cambiamento radicale di cultura, del mondo, di nuova cultura nel mondo del calcio, c'è proprio il concetto di riforma del nostro sistema sportivo. A proposito di riforma, l'iter sarà completato per la stagione 24-25? Sì, l'idea è deliberare o attraverso il Consiglio federale nel mese di ottobre o comunque attraverso l'Assemblea straordinaria di dicembre una modifica dei format per far sì che ci sia già qualcosa che parte il 1° luglio 2022, abbiamo bisogno del 2023, ecco, nella stagione 24-25 la riforma dovrebbe essere già attuata al 100%. Comporterà, diceva in conferenza, una netta separazione fra professionismo e dilettantismo. Questo è l'obiettivo, in fin dei conti. Una netta separazione con una fascia cuscinetto di un semiprofessionismo che è fondamentale per consentire la preparazione sia verso l'alto e sia quando si retrocede. La Coppa e degli italiani, quindi noi la mettiamo a disposizione, la Coppa deve girare, la Coppa deve essere, visto che è una Coppa che raccoglie l'orgoglio, raccoglie la passione, le emozioni di tantissimi italiani, è giusto che quella Coppa venga vissuta anche da tutto il nostro paese, da tutti i nostri tifosi. La Coppa è dell'Italia, la Coppa è dei tifosi italiani e quindi noi stiamo cercando di portarla in giro. Questo tour della Coppa è fondamentale. Il mio è un tour di studio, di lavoro e quindi raccolgo tutte le indicazioni possibili. Ci sono chiaramente
grida di allarme che ho raccolto come minimo comune denominatore da parte di tutti i comitati, che è quello legato appunto alle risorse, agli effetti negativi della pandemia, e su questo la federazione farà la sua parte. Sono fiducioso perché sta andando benissimo, l'evoluzione della pandemia mi sembra che sia in fase involutiva e quindi i dati ci danno ragione. Speriamo che ad ottobre, novembre, dicembre, i famosi mesi critici, non ci sia qualche sorpresa. Il nostro senso di responsabilità ci deve far capire comunque che abbiamo una grande responsabilità nell'essere attenti a non diffondere quella che è questo maledetto virus che purtroppo ci ha allontanato non solo dal calcio ma anche tra di noi. Ho visto che Catanzaro sta facendo veramente una grande programmazione, sono diversi anni che prova continuamente a risalire, ha trovato, devo dire, una stabilità societaria importante, una società molto sana e devo dire anche molto ambiziosa. E stasera avrò anche il piacere, oltre che l'onore, di andare allo stadio per salutare tutti e due le società, perché è giusto essere vicino anche al mondo, diciamo, professionistico di base, perché lo conosco bene, so benissimo quello che fa e so benissimo tanti sacrifici che quella classe dirigente deve sostenere per poter reggere un campionato di Lega Pro.